Oscar 2021, il regista Thomas Vinterberg vince la statuetta con il film Track, in italiano Un altro giro, per il miglior film in lingua straniera. La storia è quella di quattro insegnanti che scoprono questa teoria secondo la quale l'essere umano sarebbe più produttivo se mantenesse nel suo sangue un tasso alcolico di 0,05. I quattro iniziano quindi questo esperimento che sembra inizialmente avere successo, ma che poi gli prenderà troppo la mano e sfocerà poi nel fatto drammatico. Allora, non è facile parlare di questo film perché è un film molto controverso, sia a livello di contenuti che a livello di lavorazione. Infatti durante le riprese il regista Thomas Vinterberg ha perso la figlia Ida di 19 anni che è morta in un incidente stradale. Questo ha portato il regista ad abbandonare per un certo periodo il set, facendo continuare le riprese al suo aiuto, per poi tornare e finire appunto il film. Anche perché sembra che questo lavoro il regista lo avesse già nel cassetto dal 2013 e che fosse stata proprio la figlia a insistere perché lo portasse sul grande schermo. Quindi credo che per Vinterberg questo sia un film sia molto sentito che anche molto sofferto. Come ho detto, è un film controverso anche a livello di contenuti, in quanto per molti potrebbe essere un film che celebra l'alcolismo. In verità non è assolutamente così. Al massimo celebra l'alcol, che sono due cose completamente diverse. È un film sull'amicizia, è un film anche sull'insoddisfazione personale e lavorativa. I quattro personaggi vengono descritti come dei depressi, come delle persone che si sentono dei falliti, appunto, sia nella vita coniugale che nel loro lavoro. Non credo sia nemmeno un caso che appunto siano degli insegnanti, per esempio. In questo film il rapporto insegnante-alunno è molto importante, forse è alla base del film e viene sottolineato in particolare in tre scene. Una credo sia quella della partita di calcio, l'altra è quella dove l'insegnante fa votare a scatola chiusa i suoi alunni, tre personaggi storici, e paradossalmente gli alunni scelgono tutti Hitler. Un'altra scena è quella più bella, che è quella del ballo. Non sto a fare spoiler, però è veramente una scena di liberazione, una scena di gioia, una scena di riscatto, una scena con una coreografia stupenda. Sembra un mix moderno tra Footloose e Cantando sotto la pioggia, e questo rende la regia e la messa in scena di Vinterberg ancora più moderna e attuale. È poi il film più accessibile forse di Vinterberg, è forse quello più classico, per certi versi forse quello più commerciale, per modo di dire, in quanto forse molti non sanno che Vinterberg era uno dei due registi che insieme a Lars von Trier aveva dato vita al movimento Dogma 95, che era quel collettivo di registi europei che si erano dati queste regole di girare un tot di film non seguendo gli schemi classici. Vinterberg poi ha dichiarato che ormai per lui l'esperienza Dogma 95 era arrivata alla conclusione, che bisognava andare avanti, e questo film è un film che appunto va avanti nonostante si porti dietro comunque la regia europea di Vinterberg. Si usa molto la Steadicam, molto la camera a mano, si inseguono i personaggi e si punta molto sui primi piani. Quindi Vinterberg sì, si lascia alle spalle l'esperienza Dogma 95, ma non abbandona assolutamente il suo stile e il suo tocco personale. Qui siamo davanti a un film che è un mix tra comedy e dramma e riesce a muoversi perfettamente in tutte e due le direzioni. Un film, come ho già detto, quindi, che è un inno all'amicizia, una voglia di ricominciare, un dramma, un comedy che celebra l'alcol e non l'alcolismo, uno dei migliori film secondo me di Thomas Vinterberg, Un altro giro, spero lo vediate anche voi, spero vi piaccia, e fatemelo sapere. Buona visione.